dottor Randolph. Che sta facendo? Volevo solo chiederle. Ecco, mi stavo chiedendo se le andrebbe di andare a ballo con me, come mio accompagnatore. Sì, mi piacerebbe. Oh, mamma! C'è un tipo particolare di fiore che preferisce? Vediamo le gardenie, senza dubbio. Sono molto emozionata. Allora la lascio al suo lavoro, qualunque sia. Ipnoterapia. Oh? Per la signora Wells. Ho studiato l'ipnosi, ma non l'ho mai sperimentata. I pazienti con personalità multiple tendono a essere abbastanza facili da ipnotizzare. Le spiacerebbe se la cavassi su di lei? Vuole scherzare? Ne sarei estasiata. La prego, si sieda. Oh, questa è una giornata da incorniciare da pezzi qualche volta. Grazie. Ah, sì. E fissi il disco rotante. Inizierà a desiderare solo di dormire. Ogni volta che respirerà, sentirà il sonno che le pervade il corpo. Un sonno pesante e profondo. Inoltre, a ogni respiro, mentre scivola in un profondo sonno, lei capirà che preferisce andare al ballo da sola. O forse che vuole affatto andare al ballo. Cosa? Ma di che sto parlando? Non mi perderei quel ballo per niente al mondo. Non credo che funzioni. Beh, no, io... Ecco, stavo per dirle che non mi sento affatto ipnotizzata. Magari immagino che questa tecnica non funzioni con tutto.